Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Due morti nel Beneventano per il maltempo. Milano, 17enne in gita, muore precipitando da hotel. Manovra in Consiglio dei Ministri, vale da 27 a 30 miliardi. Dopo le tre morti nel centro Italia, una nel Frusinate e due in Abruzzo, il maltempo si è spostato a sud, provocando altre due vittime in provincia di Benevento. Una donna di 70 anni è morta travolta dall'acqua, mentre un 70enne di Montesarchio è stato colpito da infarto mentre spalava il fango. Circa 3.000 gli interventi dei vigili del fuoco. Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere precipitato questa mattina dal sesto piano dell'hotel Campus Living Tour di Lambrate a Milano. Al momento non si conosce la dinamica dell'incidente, ma l'ipotesi è quella della caduta accidentale. Sul luogo sta indagando la polizia. Il giovane era uno studente del liceo Enrico Fermi di Cecina, in provincia di Livorno. La scolaresca era arrivata a Milano ieri sera e oggi avrebbe dovuto visitare l'Expo. Conto alla rovescia per il varo della legge di stabilità. Oggi il Consiglio dei Ministri approverà una manovra che vale tra i 27 e i 30 miliardi di euro. Come anticipato da fonti di governo, la finanziaria conterrà la cancellazione della TASI, la tassa sulla prima casa, dell'IMU agricola e sui cosiddetti imbullonati. Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Volkswagen a Verona e in quella della Lamborghini a Bologna. Le perquisizioni sono state disposte dalla Procura di Verona, che ipotizza il reato di frode in commercio a seguito dello scandalo sulle emissioni truccate negli USA. Ci sarebbero alcuni nomi iscritti nel registro degli indagati, tra i quali figurano alcuni manager. Con una richiesta di archiviazione, la Procura di Roma ha concluso l'indagine sulla morte di Pino Daniele. Il reato ipotizzato era l'omicidio colposo, ma dall'inchiesta è emerso che dietro la morte del cantautore, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorsi, non ci sono responsabilità. Il cantante era malato di cuore da tempo e, secondo le conclusioni a cui è giunta l'indagine, il decesso è stato determinato dal decadimento dell'organo. Ali bin al-Hussein ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della FIFA. Le elezioni per decidere il dopo Blatter sono state fissate per il prossimo 26 febbraio a Zurigo, dove si svolgerà un congresso straordinario. Penso che la FIFA abbia bisogno di un candidato che guardi avanti e un'idea nuova e non sia macchiato dal passato, ha sottolineato il principe Giordano.